Allora, la prima volta era senza dubbio un Disney, la Sirenetta, e piansi alla visione di Ursula e mi portarono via. La seconda volta invece era il Re Leone, e piansi per la dipartita di Mufasa e mi portarono via. E la terza volta era Uomo d'acqua dolce, mi ricordo, ancora di Antonio Albanese, e piansi anche lì, ma questa volta rimasi per sempre al cinema. Ma il cinema è la settima arte, tra le più giovani, e come i più giovani hanno in dotazione tutto, dentro il cinema c'è la musica, la fotografia, la scrittura, la poesia, l'architettura, ti stimola ovunque, ti avvolge. Fellini diceva che il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio e non aveva per niente torto, perché il cinema ti rende creatore, ti responsabilizza la creazione, perché è l'arte che riunisce le arti, e a mia esperienza tra le migliori per lasciarsi ispirare. I miei miti cinematografici sono tanti, troppi. Sicuramente Federico Fellini è il mio maestro spirituale, Kinky Doo, Miyazaki per le animazioni, c'è cioè Wes Anderson, c'è cioè Hitchcock, Kurosawa, passando oggi a Quentin Dupieux, Woody Allen, Nanni Moretti, Sorrentino, davvero tanti, troppo. Forse in un modo o nell'altro direi tutti. Qual è il film del mio cuore che mi rivedo volentieri? Mi mettete veramente in difficoltà. Ti direi Fellini e Nanni Moretti. Sono il mio screensaver. È facile trovarli che scorrono nei miei device anche mentre faccio altro. Se devo essere un pochino più dettagliato, potrei dire 8,5 per Fellini e aprile per Moretti, che sono proprio l'emblema della poeticità e della magnificenza cinematografica. Ah, se domani mi chiamasse un regista sarei contento sicuramente. E chi vorrei lo facesse è sicuramente Fellini, ma non può, ha smesso attualmente. Quindi sicuramente tutta la vita Nanni Moretti. Nanni Moretti proprio a cuore aperto, ad anima strappata proprio.